Sarà proiettato in anteprima alla stampa mercoledì sera 19 agosto alla Badia Grande il film Re minore del regista siciliano Giuseppe Ferlito, originario di Burgio, direttore della scuola Cinema Immagina di Firenze. E proprio Burgio è stato uno dei luoghi, insieme a Caltabellotta, Chiusa Sclafani e Sciacca, dove lo scorso anno sono state effettuate le riprese del lungometraggio con un cast di attori scelti tra talenti siciliani e non solo, tra i quali Letizia Toni, Gabriele Ferrantelli, Vincenzo Catanzaro, Nicola Puleo, Santo D'Aleo e Barbara Capucci. Re minore, come rivela lo stesso titolo, è una storia dove la musica ha un ruolo dominante, con la proposizione di un confronto tra generazioni opposte, da un lato quella di Mimì, musicista sperimentale, dall'altro lato quella del suo vecchio maestro Corona, legato alle tradizioni. E attraverso la contrapposizione artistica che Ferlito nel suo film tira fuori la metafora della doppia anima della Sicilia, quella antica e quella moderna, in una rappresentazione inizialmente concettuale delle diverse scuole di pensiero che poi inevitabilmente si sposta sul piano umano. Con Re minore la Sicilia torna ad essere set cinematografico. Da sempre innamorato della sua terra, il burgitano Giuseppe Ferlito non perde occasione per farla conoscere al mondo. Già autore di diversi film, alcuni indipendenti, altri distribuiti su scala nazionale, Ferlito ha diretto anche Femmina, prodotto da Cecchi Gori con protagonista Monica Guerritore, mentre il suo Infernet, prodotto da C Production, è stato più volte trasmesso in Rai ed è tuttora sulla piattaforma Rai Play. Il caso non esiste. Lo chiamiamo così perché non lo sappiamo prevedere.